Ciao! Questo video racchiude tutti i bloopers dietro le quinte ed alcune riprese inedite che ho registrato durante il mio test ride sulla Royal Enfield Himalayan 450. Avviso alle persone più sensibili che il video presenta un linguaggio scurrile ed esplicito. Per tutti gli altri, buona visione! Oddio, c'era un buco, vabbè. La casa inglese, anche se è mezza indiana però, è ancora inglese, com'è? Design inglese, produzione indiana, diciamo. Il marchio anglosassone, il marchio indiano, nel dubbio così poi la taglio. Che cazzo devo di più? È il codice? 1, 4, oddio, 1, 4, 5, 6, non so se non vedo i numeri, non lo so. Fascisti su Marte. Il propulsore infatti è capace di egorare. Il propulsore infatti è capace di erogare 80 cavalli, no, potentissima. No. Troviamo infatti barre e paramotore, paraserbatoio, paracarena. Le dico tutte nel dubbio. Ma che cazzo c'ha più un cazzo, solo questo. Ho detto centrale e portapacchi. Puoi fare i bloopers poi? Ovviamente. Dove all'anteriore troviamo una forcella Showada. Quanti cazzo millimetri è? Qua non sta scritto. Equipaggiati precisamente con gommature 90-90-21 all'anteriore e 140. No, non l'ho letto. Che cazzo devo dire? C'è un'altra cosa. Vabbè, comunque un po' di meme ci deve stare, sennò che cazzo. Se no si guardassero a... Ma sì, ma è anche troppo. Si guardassero a... Buona visione. Basta. Il propulsore. Infatti il propulsore. Oh? Il propulsore. Io più o più esce proprio bene tra. Vedete come è uscita. È buia. Come me. Vabbè, grazie. Devo spegnere quella telecamera là dietro. Gabrielo, si fermi. Questa è la mia occasione, questa è la mia occasione, questa è la mia occasione. Ah! Bastardo, se n'è scappato. No, devo solo spegnere la GoPro. Quanto ci scommettiamo che mo Gabriele arriva lungo? No, bastardo, lo sa. Oh, sta curva qua, tutti arrivano lunghi comunque. E infatti eccolo là. Umberto un pochino ci è andato. La curva che stringe con il passaggio a livello in mezzo, quindi di solito vanno a raccogliere le margherite le persone. Ah! Oddio, che agilità strana. Ma che cazzo è? Si butta proprio. Beh, i paraoli sono andati. In seconda non sale. Aspetta, ho sfollato. In seconda non sale. No. È entrata una folle per questo. Sì, ogni tanto lo fa, ogni tanto. Ah, lo fa. Ok. Magic. Che lo dici? La moto mia. Allora, secondo me la si riesce pure a tenere. Andrebbe messa la seconda perché la prima finisce instant. Quindi come vedi non... Però se uno se la dovrebbe tirare subito, parecchio su. Ma ovviamente non lo farei mai. Però è strano perché in prima va proprio facilissimo. Vabbè, forse in seconda pure si riesce, però andrebbe capita. Però... Qua ci sta la radice, faccio un po', ci provo. Chiaro. E mo mi devo girare, oh cazzo, dove cazzo mi giro? Porca f***a, incredibile, impressionante. Quindi è come un maiale enorme e aggressivo. Per giunta è alto più di un metro e pesa oltre 500 kg. Che c***o è un carro armato? Io passo, rifaccio questa cosa dagli alberi, dove c'è la radice a terra provo a fare un'impennatina, un saltino, una cazzata. Com'è? Pausa pipì durante le riprese.
A Lucca quando devo andare? Vabbè, penso sia accettabile. Anche perché in questa strada qua non so. A parte che ti stavi scandando sul muretto. Piccola licenzina poetica. Non mi sta fanno l'occhiale. Va bene. Spesso uno sale. Ah! Porco d***o. Ho i ducro. A parte che urlo la checca che ho tirato. Vabbè, mi sono cagato. Ma no, mi avevo visto a terra. Raga, c'ho il cuore in gola. Ho i ducro. C'ho veramente il cuore in gola, porca madosca. Cioè, con la moto in prova mi devono succedere queste cose. Abbiamo fatto mille volte il terminio con la moto in prova, porco due, la strada vuota a quest'ora, il cane che è sbucato dietro la macchina, manco l'avevo visto all'ultimo secondo. Mamma mia, che infarto! Porco due, che infarto! Povera bestia, poi se lo centravo. No, vabbè, arriviamo a Serino. Porco due. Dio boh. Scusate la volgarità, ragazzi, ma io c'ho il cuore proprio. Mamma mia, santo cielo, già mi ero visto qua sganciai skate. Madonna, veramente lì ho panicato. Sono sincero, non sono solito. Non mi succede veramente quasi mai. Cioè, mantengo di solito sempre la calma, anche in situazioni più così. Ma qua era così proprio all'ultimo secondo. Sicuramente stavo andando un po' più allegrotto, ma perché è desolata la strada. Giustamente, però feri. Non si può mai sapere. Cerchiamo di calmarci, andiamo più tranquilli. Comunque, pure se stavo a 30, a 40 all'ora, se sbucava l'ultimo secondo, veramente qua è un fattore di timing. Sicuramente fare una frenata emergenza a velocità più moderata è più semplice rispetto a. Tra l'altro, manco a farla apposta, avevo l'ABS al posteriore disinserito. Infatti ha sgommato la moto, mi ha fatto una bella sgondolata qua. Ora infatti lo reinserisco, perfetto. Basta cani, basta. Lasciate un like se vi è piaciuta, iscrivetevi al canale per vedere gli episodi che ci per non perdervi vabbè, porco. Hai bestemmiato, cazzo, dobbiamo rifare tutto. Oh, non si bestemmia.